Consigliera, in dichiarazione di voto. Sì, grazie. Dichiarazione di voto, Presidente. Allora, sicuramente anche per noi 3 anni sono meglio di 5, no? Questa comunque è una delibera di indirizzo, quindi per noi l'aver scritto 5 anni ci sembrava un tempo congruo. Questo non vuol dire che si debbano far trascorrere tutti e 5 gli anni, ma quando si fa una proposta, secondo me è anche necessario valutare se questa proposta poi è effettivamente realizzabile, quindi la proposta secondo noi dovrebbe essere anche fattibile. Allora, come hanno detto gli stessi consiglieri che sono intervenuti, i proponenti dell'emendamento, noi abbiamo un ritardo enorme da dover colmare. Siamo tutti d'accordo oggi qui a dover mandare avanti questo atto, quindi a doverci impegnare tutti per fare in modo che si facciano interventi di questo tipo, tanto sulle strutture pubbliche che su quelle private, e pertanto poi dovremmo essere anche noi bravi magari ad indirizzare le risorse che sono a disposizione del comune, del bilancio, verso questo tipo di interventi, noi e anche le strutture municipali. Quindi, insomma, non è che per rimandare al mittente i 3 anni piuttosto che i 5. Ovvio che il lavoro e l'impegno di tutti sarà quello di colmare questo gap enorme che noi oggi dobbiamo, di cui diciamo dobbiamo prendere atto, perché comunque Roma rispetto anche ad altre città ha sicuramente problemi enormi rispetto alle barriere architettoniche che riguardano un po' tutti gli ambiti, no? Dal trasporto pubblico all'accesso agli edifici pubblici. E il patrimonio di Roma è un patrimonio immenso, quindi non mi sto riferendo in particolare agli edifici privati, ma già soltanto quelli pubblici sono tantissimi, e quindi noi abbiamo ritenuto che mettere 5 anni fosse un tempo congruo. Se poi tutto ciò dovesse essere realizzato in 3 anni, ancora meglio. E diciamo, il parere negativo del Dipartimento SIMU io lo vedo esattamente e lo leggo esattamente in questo modo: siccome loro hanno coscienza dello stato in cui versano gli immobili, insomma, in particolare quelli pubblici, sanno quindi qual è la mole di lavoro, di risorse che bisogna mettere in campo per far sì che in tutti questi edifici vengano completamente eliminate le barriere architettoniche, probabilmente il termine dei 5 anni che avevamo inserito in delibera è un termine che ci fa pensare, per me questo già sarebbe un ottimo obiettivo da raggiungere, che nell'arco di 5 anni tutti gli edifici pubblici del Comune di Roma possono essere effettivamente accessibili. Io me lo auguro che nel giro di 5 anni questo possa essere realizzato, e quindi, diciamo, anche un po' a malincuore devo respingere l'emendamento proposto dalle opposizioni, ma non perché, ecco, non vorrei vedere questo realizzato in minor tempo. Mi auguro che ci si riesca, ma comunque i 5 anni secondo me sono un arco temporale consono al numero, alla varietà, anche alla complessità degli interventi che vanno realizzati. Grazie.